Sì, penso di sì perché abbiamo giocato bene, poi anche se siamo stati sfortunati in 3-4 occasioni, alla fine ci siamo portati il risultato a casa e questo è l'importante. Senti, come l'hai vista dalla panchina quando Arezzo ha collezionato tutte quelle palle gol, Arcidiacono, Polidori, Moscardelli sul rigore, Moscardelli ancora e non riusciva ad entrare il pallone, insomma hai temuto un'altra beffa come le settimane scorse? Avevo pensato che finisse così, però poi alla fine siamo stati un po' fortunati e questo è l'importante, vincere. Poi il proseguo viene dopo. Come stai vivendo questa stagione, Eugenio, in cui hai avuto spazio e poi ne hai avuto un po' di meno? Oggi è decisivo in questo scampolo finale di partita. Sì, ho avuto poco, però sono stato anche infortunato, si è rotto il polso, poi un problema al polpaccio e speriamo che gioco più possibile. Su quella palla che ti ha dato Erpen, mi sembra, se non vado errato, sopra Sì. il difensore. Insomma, lì hai avuto anche la sensazione che poteva essere gol. Brame che ti ha fatto una gran parata. Sì, è normale. Io ho pensato a tirare di prima e poi quello che usciva, usciva. Basta che dopo abbiamo fatto gol, poi chi segna, segna. Basta che vinciamo. Mi dai un giudizio su questo finale di stagione? L'Alessandria rischia stasera di non essere più al primo posto se la Cremonese dovesse vincere a Prato. C'è grande lotta anche per il terzo posto. E che giudizio dai e che sensazioni hai per queste ultime 3 partite di campionato? Sì, noi pensiamo a noi, poi gli altri cominciamo a vincere noi, poi dove più punti mettiamo in carrozza, meglio è.